Come vedete siamo nel giardino del benessere. Per noi della scuola dell'infanzia promuovere delle esperienze outdoor è fondamentale. Prima di tutto perché consente al bambino di avere l'opportunità di sviluppare il senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente. D'altro canto risulta essere anche un luogo di apprendimento. Apprendimento con tutti quello che è l'arredo naturale e quindi le foglie, le piante, ma anche gli odori della natura, che offrono la possibilità al bambino di sviluppare tutta una serie di linguaggi, del linguaggio motorio, il linguaggio espressivo, la condivisione con gli altri. Il lavoro con i gruppi omogenei ci permette di costruire degli stimoli adeguati in base alle varie fasce di età e ci permette anche di diversificare maggiormente la proposta educativa, sviluppando appunto competenze specifiche relative alle tre fasce di età. I nostri laboratori fanno riferimento alla teoria sulle intelligenze multiple di Gardner. Attraverso esperienze laboratoriali si risponde ai bisogni evolutivi dei bambini rispettando gli stimoli cognitivi. Dopo un periodo di osservazione da parte delle varie insegnanti, il team docenti si riunisce e definisce quelli che sono i bisogni dei bambini e di conseguenza lo sfondo integratore che accompagnerà insegnanti e bambini per tutto l'anno scolastico. Alle mie spalle vedete il castello. Quest'anno è il nostro grande contenitore che raccoglie la tematica del raccontarsi. I bambini affronteranno le varie tematiche, sistematizzeranno i vari apprendimenti, gli insegnanti faranno loro da guida e apprenderanno i vari argomenti, le varie tematiche legate ai campi di esperienza. Green Nido, proposta educativa 3-36 mesi, è un servizio all'interno del campus Sacra Famiglia. Al nostro nido i bambini sono i protagonisti di ogni esperienza, percorso, proposta che vivono. I loro bisogni ed interessi vengono rilevati attraverso un'osservazione attenta, sensibile e competente e sono la base dell'organizzazione di tempi, spazi, gruppalità e progetti. La qualità dello spazio è fondamentale. Viene organizzato a misura di bambino per rispondere ai bisogni del fare, esplorare e del sentirsi sicuri. I bambini sono suddivisi in sezioni omogenee. Nella sezione lattanti 0-12 mesi, dove l'attività fondamentale è essere accolti, separarsi, muoversi, toccare, manipolare, per un'esperienza di esplorazione tattile, uditiva, visiva, troviamo l'angolo morbido, l'angolo per il movimento e un angolo per la stimolazione senso-percettiva. Nella sezione semidiversi, 18-24 mesi, dove oltre ai bisogni già citati si aggiungono il gioco esplorativo, il manipolare, pasticciare, sperimentare, ascoltare, produrre suoni e il giocare a far finta di, nello spazio allestito l'angolo tana, l'area movimento delimitata e un angolo di esplorazione. Nella sezione dedicata ai diversi, per aiutarli a soddisfare i loro bisogni di correre, saltare, giocare, far finta di ritrovarsi, raccontarsi ed ascoltare, oltre all'angolo morbido, spazi per il movimento, tane, eccetera, vengono allestiti spazi di lettura e animazione. Il Green Nido propone attività di routine, cura dell'ambiente, bambino e famiglie e una didattica laboratoriale del fare ispirata alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner, cioè a laboratori che nutrano e stimolino diversi tipi di intelligenza psicomotoria, linguistica, artistica, musicale, interpersonale e scientifica in connessione con l'età, le specificità, lo stile e i ritmi di apprendimento dei bambini. Il nostro progetto educativo ha alla base l'esperienza di educazione in natura. La natura è una grande maestra di vita e fornisce già dalla primissima infanzia gli strumenti per acquisire consapevolezza del sé, del proprio corpo, dei propri limiti, rendendo i bambini e le bambine sempre più autonomi dal punto di vista cognitivo, motorio, espressivo ed anche affettivo. L'ambiente naturale è un ambiente di vita e di apprendimento, una fonte di scoperta, un'esplorazione continua, un atelier a cielo aperto dove sviluppare esperienza di sé e del mondo. Il nostro intento è anche quello di creare continuità tra outdoor e indoor e viceversa,
creando occasioni ricche e stimolanti, capaci di tessere legami tra ciò che i bambini vivono a contatto con la natura e quella del dentro, rievocando vissuti, perché è solo ricostruendo l'esperienza che si può riflettere con consapevolezza su ciò che è stato per generare il nuovo. Un progetto educativo che accompagnerà le esperienze che i bambini vivranno, rendendole significative e favorendo apprendimenti autentici, che sono quelli che non si dimenticano mai.